Ciao a tutti, ben ritrovati sul canale. Pochi giorni fa ho pubblicato il video in cui facevo una prova. Veniamo qua col VR. In passato ho già sofferto di motion sickness. Mi è capitato anche col PSVR 2, l'ultima versione del visore per PlayStation 5. E oggi voglio fare un test per vedere se uno dei rimedi che sono tra i più noti effettivamente funziona. Per l'occasione sto indossando la t-shirt che ho preso allo showdown di Amsterdam. Bellissima, qualcuno di voi sarà fortunato, potrà averla. E prima di fare questo tentativo, auguratemi buona fortuna, iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace. Spero che fra qualche minuto non avrò nuovamente la nausea. Se non sapete cos'è il motion sickness, è quella fastidiosa sensazione di nausea, giramenti di testa, sudorazione anche forte, che provate spesso, spero non tutti, ma qualcuno di voi prova se fate un viaggio in barca, in mare, su una nave, qualcuno addirittura viaggiando in aereo e altri in auto, specialmente se siete, diciamo, sulla sedile del passeggero anteriore o anche dietro, magari se leggete un libro mentre siete su un pullman che prende delle curve cambiando direzione più volte in breve tempo. E questa è la definizione: motion sickness, malattia dovuta al movimento. Cosa ho fatto? Non sono un medico, quindi questo è il primo esperimento che faccio su me stesso. So che non mi causerà grossi problemi perché ho già preso questa pastiglia. Non vi dico neanche cos'è ad ora perché voglio prima fare il test. Non consiglio a nessuno di copiarmi, così non c'è alcun tipo di commento a parte vostra che mi dite: l'ho preso, è stato male. Vediamo come va. Ho un'età adulta e posso permettermi questo test proprio perché quando ho dovuto viaggiare in nave e non stavo troppo bene, ho preso questa pastiglia. Come funziona? 30 minuti prima di adesso, quindi 30 minuti fa, in realtà sono 40, ma va bene così, dovrebbe darmi almeno qualche minuto di copertura durante questo tentativo che facciamo. Ho preso questa pastiglia, ho lasciato appunto che facesse il suo effetto e adesso siamo pronti. È il primo metodo di quelli che conosco. Se non funziona oggi, spero funzioni, ma non dovesse funzionare, torniamo fra qualche giorno con un altro metodo. E spero appunto di non avere delle grosse reazioni da questo VR. Allora, ragazzi, ci siamo. Per ora è tutto ok. Cosa proviamo a fare? Cambiamo anche auto, ovviamente, che l'ultima volta abbiamo provato la Mazda perché era aperta la Roadster S, lo vedete di sopra. Cambiamo auto, vado molto piano con i movimenti della mia testa perché sennò si sclera. Allora, proviamo la Nismo GT3. Io sono tranquillo, ho tolto anche la webcam così non si sclera e non mi vedete magari mentre so delle facce un po' particolare, però come detto, buona fortuna a me. Proviamo, voglio portare più che altro per voi perché io l'esperienza me la sto vivendo e soprattutto dentro il garage, ragazzi, era una figata pazzesca. Dai, andiamo alle mani, faccio una prova a tempo senza troppi problemi. Un mattino soleggiato. Diciamo che forse va un po' meglio, perché sto già affrontando, dà un po' fastidio il volante, ma sto già affrontando. Ieri non ce l'avrei mai fatta ad andare a questa velocità, ragazzi, è uno splendore. Poi ovviamente devo prendere la mano, ma non state a valutare la mia guida, non è quello che sto cercando di fare adesso, è vedere se posso o no utilizzare il VR. Al momento mi pare di sì. Sono anche questi piccoli cambi di. Ah, tagliato troppo. Questi piccoli cambi di direzione. Ragazzi, però non sto male. Qui devo dire che sta roba funziona. Prendo un grossissimo sospiro di sollievo perché sarebbe stato un peccato. Ovviamente non è. Siamo anche senza setup qui. Quanto sto andando? Un po' strano, non voglio guardare troppo intorno. A 200, poco dopo. Diciamo, questi cambi un po' veloci di movimento di testa devo evitarli. Ma sto praticamente continuando a guardare un punto fisso. Ovviamente voi non vedete i miei occhi, va bene così. Non vedete neanche i movimenti della testa perché ho voluto proprio togliere la telecamera. La cosa un po' strana è il fatto che veda il volante. Quello forse si può togliere a 300, no, 200, no, magari arriviamo a 150. In realtà ci possiamo spingere ancora di più. E questi movimenti veloci, cambio di, tra i, di, sì,
Cambi traiettoria repentini mi danno un po' fastidio. Ma per il resto non avrei mai pensato di viaggiare. Sì, peccato, c'è forse un problema. Non vedo la velocità qua sopra dell'auto. In giro non voglio guardare troppo per evitare dei problemi. Vabbè, si può frenare molto dopo rispetto a come sto facendo ora, però ragazzi. Devo dire che ho trovato forse la soluzione. Posso vedere anche i ragazzi lì. Non guardo troppo in giro perché non voglio rischiare, ma mai e poi mai avrei pensato di arrivare almeno a questi. Sono 3 minuti almeno. Spettacolo. 3 minuti di gara dove al momento reggo senza alcun tipo di problema. Ovviamente qua. Evitiamo questo a casa. Sì, il trucco diciamo che sto cercando di mantenere, di avere, più che altro mantenere gli occhi sull'orizzonte in fondo ed evitare appunto di fare movimenti bruschi con la testa. Ecco qua, ho perso il punto di staccata, ma l'ho ripreso abbastanza facilmente. Attenzione a fare queste cose qua. Normalmente poi a farle col visore. Boh, perfetto ragazzi, 4 minuti. Piccolo test fatto. E devo dire che va. Forse pian piano inizio a sentire qualcosa, ma e non voglio arrivare al punto in cui sto male, ma comunque non mi sarei mai aspettato. Facevo al massimo un altro giro, solo per un piccolo test anche per me stesso. Sembra più facile guidare. Ecco, questi punti qua in teoria vorrei guardare un po' più a sinistra per vedere bene il punto di corda. E qua c'è un su e giù in cui sento arrivare leggermente qualcosa. Un secondo di vantaggio rispetto al mio tempo. Credo che dopo questo giro comunque smetterò. Ho fatto questo test di 8 minuti, magari ogni giorno proverò a mantenere una sessione sotto i 10 minuti e pian piano allungarla perché sì, sono queste le cose che devo evitare, veramente i movimenti in fase di frenata, accelerazione, comunque all'interno di una curva, a metà curva, quando cerco la corda, se butto l'occhio lì, proprio sul punto di corda dove voglio andare con le ruote, è problematico, ma per il resto sembra. Sto anche migliorando ovviamente pian piano, punti di staccata e tutto quanto. Comunque sì, ragazzi, super positiva l'esperienza oggi dopo aver preso questa pastiglia per il mal di mare, il mal d'auto. Ovviamente non è una cosa che possa fare tutti i giorni così. Cercherò altri rimedi che sono naturali. Infatti il mio prossimo test sarà con quello e vedremo se effettivamente. Riuscirò poi a godere appieno di questo bellissimo visore. Un po' lunghi qua, abbiamo pregiudicato tutto il giro che mi stavo sparando. Eravamo 3 secondi sotto, quindi sarei anche sceso. Vediamo quanto perdo. Non dico arrivare sotto i 4, l'abbiamo fatto con l'e scudo, ma ci siamo quasi. Ricordo di attenzione che non fanno bene a noi. Ma
Ottimo ragazzi, veramente, veramente, veramente felice, ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, ci siamo, prova superata, sto un po' sudando adesso, ma rispetto a come mi sono sentito ieri, completamente un'altra cosa. Ho praticamente corso 10 minuti, erano 8 minuti e 47 secondi. Ieri, appena ho spento, sono andato a sdraiarmi perché ero veramente, veramente, veramente cotto e più che altro provato da questa esperienza. Oggi, dopo questi tratti iniziali in cui dovevo ancora far pratica, tutta un'altra roba. Si può fare? Nei prossimi giorni proverò un altro metodo appunto per non continuare a dover prendere queste pastiglie per il mal di mare, come detto, mal d'auto, ma volete fare un tentativo? Fate voi, io non vi dico cosa fare. A me, io ho provato e funziona. Questo almeno è un test che ho fatto su me stesso. Non dico a voi di farlo, così non c'è alcun problema anche per la vostra salute. Il trucco probabilmente è questo, anche letto in giro, fare piccole sessioni, brevi, magari 10 minuti ogni giorno e magari aumentarla di 2-3 minuti ogni giorno per avere poi l'opportunità. Perché soffre, perché c'è gente che se lo mette non sente nulla e va avanti ore, anche 4-5 ore di fila, beati voi. Io sto bene adesso, onestamente. Sto bene, ieri avevo qualche problema, oggi invece no. Come detto, pian piano proverò, devo anche abituarmi ad alzare un attimo me stesso per vedere un po' meglio tutto quanto. Poi però continuo a provare. Fatemi sapere anche nei commenti qual è la vostra esperienza, se avete provato già i VR in passate edizioni, quindi sul precedente PlayStation 4, col VR 1, col VR 2, su PC con altri giochi, perché sono curioso di sapere se qualcuno di voi conosce dei metodi alternativi per superare questa motion sickness. Vi ringrazio per aver visto il video, mi avete portato fortuna, lo so, e ci vedremo sicuramente al prossimo. Ciao.